Siamo qui a Succivo all'inaugurazione della Festival dello Sport. Abbiamo ammirato prima Lorenzo Insigne e poi lo show di Antonio Insigne, autore di uno splendido poker con la sua rispettiva squadra, legatissimo alla famiglia Insigne. Maurizio Fiorillo, primo allenatore, tra i primissimi allenatori di Lorenzo Insigne. È unico, perché sono l'unico allenatore di Lorenzo Insigne. Ho questo piacere di raccontare la storia dei fratelli Insigne. Niente, io ho fatto il primo torneo qua con Antonio Insigne, il primo fratello, diciamo quasi da solo, tra virgolette, perché c'erano anche altri compagni, comunque da solo davvero. Antonio Insigne ha vinto il torneo. Mi ricordo che Lorenzo era piccolino, aveva 14 anni, alle volte assisteva la partita della panchina assieme a me e faceva un gran tifo per il fratello Antonio. Lui già era un ragazzino bimbante che sapeva giocare, però purtroppo non aveva 16 anni per partecipare al torneo. Comunque venne il giorno che lui giocò con il suo fratello, fece la coppia Antonio e Lorenzo Insigne. E mi ricordo quella partita, fece 7 partite, 7 vittorie, 60 gol come capocannoniere, il miglior giocatore, comunque vinse tutto. Comunque Lorenzo è stata la vera storia del calcetto brasiliano. Per questo mi faccio queste maglie, queste cose qua. Maglia per me, la maglia di Lorenzo Insigne. Se adesso inquadriamo Lorenzo Insigne, la vera storia del calcetto brasiliano. Sei legatissimo, stasera ti sei emozionato nel rivedere al campo Lorenzo. Cosa hai provato quando è sceso dalla vettura e hai dato il calcio d'inizio? Cosa gli hai detto? È solo un grazie, perché ho provato un'emozione quando lui è venuto qua stasera, perché pensando quel bambino, quel ragazzino che si stava divertendo a giocare al pallone qua, è diventato ormai una stella del calcio. E io ci tengo a farvi vedere un'altra cosa che porto sempre con me, ce l'ho da 4-5 anni, la porto sempre qua. Se mi da un po', la faccio vedere una cosa. E intanto che davvero attendiamo l'arrivo di Maurizio Fiorillo, continuiamo, se la regia è d'accordo, sul campo per le immagini di questo derby in famiglia tra Rocco Anatriello e Nicola Pellino del Sant'Arpino, con il tecnico Cottuno che li sta davvero ammirando dalla panchina. Rientornato il nostro amico Maurizio Fiorillo. Allora Maurizio, facci vedere questa maglietta, vediamo un poco. Fratelli Insigne, nati per insegnare il gioco del calcio. Questa è la maglietta più bella, un'esclusiva, lo ricordiamo, teleprima è stata nel pallone. Allora, voglio precisare, questa maglia non è stata fatta adesso che sappiamo chi è Lorenzo Insigne. Adesso è facile fare delle bandiere Lorenzo Insigne nato, Lorenzo Insigne sei forte, Lorenzo Insigne il magnifico, Lorenzo sei... Io l'ho fatto 5 anni fa, quando Lorenzo giocava qui, che era un bambino di 15 anni. Io ho fatto queste maglie, ho fatto delle... In questa prima fase della seconda, degli striscioni, delle bandiere, ho fatto tutto. E niente, 8 per Gianni Mugliani, 1. Comunque mi ricordo un particolare, che i fratelli Insigne erano imbattibili qui su questo campetto qua. Mi ricordo, non so se lo posso dire, c'era un signore che non faccio nome per correttezza, prometteva 1500 euro di premio qualsiasi squadra battevano i fratelli Insigne. Ma i fratelli Insigne non hanno mai perso quelli 1500 euro, non sono stati mai pagati, perché non persero nessuna partita in quel torneo. Niente, voglio dire un'altra cosa prima che finisco. Lasciatemelo dire, questi tre ragazzi sono stati un pezzo di storia della mia vita. Ancora oggi dico grazie. Tuo grazie, il nostro davvero regalo più bello, perché ci hai fatto emozionare con questo legame doppio verso la famiglia Insigne. Ma io ho avuto l'onore di parlare con Lorenzo Insigne. Umiltà, è rimasto lo stesso ragazzo umile, disponibile con tutti, fatto la foto con tutti, ci ha autografato la maglia della Voce del Mercoledì, ha mandato davvero un saluto agli amici di Teleprima, agli amici di Radio Caserta Nuova, un campione del calcio disponibile verso tutti. Questo è un grandissimo obiettivo da visita per lui. Sì, hai detto bene, ancora oggi io
fine poco tempo fa, perché adesso per problemi non posso andare, sono andato a casa, sono sempre ospedale, con me sono gli stessi di sempre, la famiglia, la mamma Patrizia, il padre Carmine, la gente dicono che ormai sono montato alla testa, non è vero, è rimasta una famiglia umile, quella famiglia che ci piace lo sport, la prima cosa viene a fare per divertirsi. La famiglia Insigne, il tuo pensiero a questo Ortese, speriamo che l'Ortese possa essere ripescato. Speriamo che l'Ortese possa essere ripescata e facciamo un bel campionato. Scusatemi, ma io non sono stato mai davanti alle telecamere. Mi scuso.